sono stati arrestati dai carabinieri mentre si davano alla fuga. Si tratta di due giovani che la notte scorsa si sono introdotti all'interno del circolo per anziani in via della Speranza a Fossombrone. L'allarme al 112 è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che ha sentito alcuni rumori provenire dall'esterno della sua abitazione. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la porta d'ingresso del circolo sfondata e un'auto con una persona a bordo poco distante. Dopo aver chiesto supporto al radiomobile di Fano, uno dei carabinieri è entrato all'interno dei locali dove ha sorpreso i due giovani che si sono subito dati alla fuga, mentre l'altro è riuscito a bloccare il palo, un minorenne del posto, prima che riuscisse ad avvisare i complici. Sono così finiti in manette un ventenne di Napoli, residente a Fossombrone, e un 19enne di Urbino, residente a Montefelcino, entrambi con precedenti penali. Durante la perquisizione, effettuata in caserma, sono spuntati anche 56 grammi di hashish nascosti nelle parti intime, oltre a 500 euro in contanti. Ne guai anche il più giovane, che è stato denunciato al Tribunale dei minorenni di Ancona. Gli arrestati invece sono in attesa del processo, che si terrà con rito direttissimo domani al Tribunale di Urbino.